Buongiorno e bentornati sul mio canale. Come vedete, la location è differente, mi trovo sul divano, quindi non sto né cucinando né facendo allenamento e ho colto l'occasione di fare questo video per mostrarvi i prodotti che mi chiedete di più, quindi che prodotti utilizzo per esempio per i capelli, quindi per spiegarvi quella che è la mia hair care routine o la skin care routine, quindi che cosa utilizzo per la pelle. Così come quelli che sono gli elementi del make-up che prediligo e che utilizzo quotidianamente, o anche gli ultimi acquisti in ambito di abbigliamento, quindi fashion, che più mi piacciono e che mi avete chiesto quindi diverse volte su Instagram. Per quanto riguarda i capelli, io utilizzo lo shampoo e il balsamo di Fito. Si tratta di una linea che si trova in farmacia, naturale e soprattutto per soggetti che hanno certe allergie. Io avevo manifestato un'allergia proprio in termini di orticaria acuta ad uno shampoo comunissimo di Kerastase utilizzato a casa di una mia amica, che mi ha portato a dover prendere addirittura il cortisone perché mi aveva fatto delle bolle in rilievo su tutto il corpo in maniera istantanea e ho dovuto prendere appunto proprio il cortisone per mandarle via. Quindi utilizzo questo shampoo ed in particolare si chiama Ultra Gent Intelligent Shampoo per tutti i tipi di capelli e il relativo balsamo, il conditioner, sempre di Fito. Utilizzo poi la loro stessa maschera che è molto molto nutriente, talvolta anche eccessivamente nutriente, tanto che se ne metto troppa rischio poi di avere l'effetto contrario del capello pulito perché lo trovo troppo pesante per il mio capello. Ulteriore elemento fondamentale per la cura dei capelli sono questi oli preziosi. Io li trovo in erboristeria, in particolare li ho acquistati all'erbolario, si chiama così. La marca è Amavital. Si tratta di un elisir ai quattro oli: oli di argan, lino, buriti e tamanu. Illumina, protegge e crea volume. Gliene do pochissimo, diciamo, lo stendo sul palmo di una mano, due o tre spruzzi e poi lo spalmo principalmente nelle estremità. L'ulteriore elemento fondamentale per la cura dei capelli si tratta appunto del comunissimo olio di cocco, lo stesso che si utilizza appunto in ambito alimentare, quindi ha, diciamo, diverse funzioni e proprio perché si utilizza in ambito alimentare potete capire quanto sia nutriente per corpo, quindi per la pelle e per i capelli stessi. Io lo utilizzo per farmi una volta a settimana la maschera per i capelli. Semplicemente lo faccio sciogliere nel microonde, aspetto che questo si raffreddi e mi faccio un vero e proprio impacco di capelli con quest'olio. Passando invece alla cura della pelle, un altro elemento che mi è stato molto d'aiuto. Perché vi confesso che il contatto con la pelle e l'abbigliamento tecnico, quindi sintetico, sportivo, il sudore causato dallo sport e quindi questo costante sfregamento, porta comunque all'insorgere di brufoli quindi cutanei, soprattutto nella zona delle gambe, del gluteo e quant'altro. Talvolta mi sorgono anche in viso, ma questi sono più correlati all'alimentazione o comunque a una questione ormonale, mentre invece nelle zone appunto delle gambe e del gluteo sono proprio causati dallo sfregamento, dal sudore e dal contatto con materiali sintetici. Quindi il primo rimedio che io ho scelto di adottare è quello di acquistare le classiche mutande di cotone che utilizzavo da bambina, quindi 100% cotone, mutande e non più comunque un tanga, un perizoma, proprio per coprire le zone intime maggiormente dal contatto con l'abbigliamento tecnico sintetico. Però questo non sempre basta, non sempre basta e utilizzo su consiglio della mia estetista l'amaro svedese. Anche questo l'ho acquistato in erboristeria. Si tratta di un amaro d'erbe, bevanda corroborante per il benessere quotidiano. Infatti lo si consiglia anche per chi ha problemi di stitichezza. Non l'ho mai provato a livello, cioè non l'ho mai bevuto, però
Però di solito vado a prendo un batuffolo di cotone, gli verso questa amaro svedese e lo applico sui brufoli. E sono sincera, questo dà ottimi risultati. È etanolo, quindi alcol, estratto alcolico di erbe e piante aromatiche. È un vero toccasana per appunto i brufoli, quindi viso, qualsiasi parte del corpo, e anche se soffrite di stitichezza appunto potete provarlo. Non è il mio caso, quindi non rischio. Questa crema struccante, una mousse o meglio struccante al cocco di Hello Body, e è ottima, il sapore di cocco sapete, quindi uso l'olio di cocco e questo qui altrettanto è buonissima. La si spalma sulla pelle leggermente umida fino al completo assorbimento e la si rimuove appunto come un normale struccante con acqua. In alternativa ho la mousse detergente di Collister. Anche questa è molto buona, è più idratante, ovvero va più a fondo a mio parere rispetto alla mousse. Infatti è una crema detergente struccante bifasico, fondamentale per chi ha gli occhi chiari o comunque ha gli occhi molto delicati, ma a mio parere dovrebbe essere utilizzato da chiunque, perché è l'unico che, con appunto il movimento che si fa col dischetto di sfregamento nell'occhio, non mi fa arrossire la pelle. Questo di Collister o ancora meglio quello di Lancome sono abbastanza costosi, ma diciamo che non si può secondo me risparmiare sui prodotti per la pelle, soprattutto per gli occhi. Ulteriori due prodotti di Hello Body, personalmente li ho adorati. Si tratta di una maschera all'avocado ultra idratante, diventa appunto tutta nera ma vi lascia una pelle ottima, e lo scrub al caffè sempre di Hello Body. Adoro il caffè, sono davvero ottimi. Purtroppo non ho più il codice sconto, ce l'avevo tempo fa, non penso sia più attivo, però comunque se li provate ve li consiglio vivamente, perché mi sono trovata molto molto bene con questi prodotti. Per quanto riguarda invece la crema idratante, passiamo ad un altro marchio costoso ma ottimo, Sensai. Sensai Silk Soothing Cream, questa qui, ottima, idrata, ne basta la punta di un dito, quindi comunque per quanto sia costosa vi durerà tanto tanto se non ne abusate, ma non ce ne sarà bisogno perché un dito di questa crema è talmente tanto idratante che il surplus lo sentireste appunto in eccesso, quindi non è richiesto. Per quanto concerne il make up, il rossetto e la matita che mi chiedete sempre sono la 403 di Kiko ed il rossetto, oddio è andata via la scritta ragazzi, dovrebbe essere il 320 se non erro, ma controllerò nella foto su Instagram dove vi avevo comunicato, questo qui è, vedete? È un caffè caldo, diciamo un terracotta, non so dirvi che colore sia, ma io lo adoro. Dovrebbe essere il 320, ma per matto ovviamente, quindi opaco, dura tantissimo. Per sicurezza vi scriverò qui, una volta controllato nel post su Instagram, il numero preciso. Per quanto riguarda le sopracciglia uso Lancome, un altro ottimo marchio, e si tratta della 020 matita per le sopracciglia, ottima, non porta via il pelo e vi aiuterà a dare una certa definizione, e soprattutto le sopracciglia sono fondamentali per l'intensità dello sguardo, a mio avviso. Fondotinta Clinique Beyond Perfection è ottimo, soprattutto perché sia un correttore che un fondotinta, quindi va a coprire a fondo soprattutto per chi ha la pelle molto molto chiara, come il mio caso, e soggetta comunque, dormendo poco, ad avere occhiaie, ma penso che sia naturale e normale. Passando invece a cose che non hanno nessuna attinenza con il beauty, skincare, hair care routine e quant'altro, vi voglio parlare di una mia passione, Francesca Passione Calzini. In particolare avete visto su Instagram nella mia foto questi calzini a rete con questo bordo glitterato verde e rosso in stile Gucci, ma sono di Calzedonia, penso di averli pagati 4,95 euro, quindi super cheap, ma hanno
un'ottima resa addosso. E invece passando agli altri calzini, ovviamente, voi avete ormai notato quella che è la mia passione per l'avocado. Quindi su ASOS ho comprato questi calzini con l'avocado, quanto sono belli. E ovviamente questi con gli unicorni e gli arcobaleni, sempre su ASOS. Mi avete chiesto in tanti la marca del bomber di velluto con tantissime applicazioni, ed in particolare anch'esso l'ho acquistato appunto su ASOS. Si tratta di questo, ve lo faccio vedere indossato. Lo adoro. E l'altra giacca che mi avete visto e chiesto tantissime volte è quella di Zara. Anche questa è della collezione di quest'anno, la trovate appunto su Zara. E il prezzo in questo momento mi sfugge, però diciamo che è una giacca molto molto versatile, perché è sia sportiva se l'abbinata ad un jeans, che elegante se invece l'abbinata ad un pantalone più diciamo più da uomo, quindi look comunque più serio, più da ufficio. Per quanto concerne invece i tè, la mia nuova addiction è il Marshmallow Beauty Tea. Perché? Perché ci sono i pezzi di marshmallow, e essendo una golosa cronica, questo l'ho adorato. Si tratta di un infuso aromatizzato alla frutta con aroma di vaniglia e panna. Gli ingredienti sono mela in pezzi, ananas candita in pezzi, marshmallow, papaya candita, uva passa, aroma naturale alla buccia d'arancia, buccia di rosa canina, barbabietola, mirtilli, vaniglia in pezzi, petali di fiordaliso, fiori di calendula, foglie di altea e ribes rosso. Quindi non ha il tè, amo farmelo come coccola pre-nanna. Su Fitvia invece avete il mio codice di sconto Fitness Freak, che vi darà il 10% di sconto, e questo è ottimo. Dovrei quasi aver terminato questi prodotti preferiti che più utilizzo e che più mi avete chiesto su Instagram e quant'altro. L'ultimo elemento che manca è il famigerato calendario filosofico, che mi avete visto nei video precedenti su YouTube, nelle stories su Instagram. Il calendario filosofico io personalmente l'ho trovato nella libreria della mia città, ma lo si trova anche nelle cancellerie, quindi per esempio alla Feltrinelli, così come da Buffetti e quant'altro. È un ottimo acquisto e lo ritengo addirittura comunque un momento fondamentale della giornata per aiutarmi a riflettere sulle piccole cose e quindi partire con il piede giusto, e anche comunque abbandonare quel pizzico di negatività che talvolta comunque può contraddistinguerci al mattino. Leggendo le frasi su questo calendario filosofico mi sono resa proprio conto di partire la giornata con maggiore determinazione, positività e solarità. Detto ciò, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. In tal caso mettete un like in modo tale da farmi capire che questa tipologia di video vi interessa. Ci vediamo nel prossimo video!